Ciao, eccoci qua per la nostra bella fiaba di oggi. Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie. La fiaba di oggi si intitola Cal e il seme della discordia. C'era una volta un bambino di nome Cal. Cal aveva la pelle scura come quella di sua mamma Latifa e gli occhi verdi come quelli di suo papà Tristan. Mamma Latifa era nata nel regno dei deserti, famoso per i suoi altissimi palazzi dorati, la splendida seta, le piscine circondate da palme e naturalmente per l'incredibile caldo. Papà Tristan, invece, era nato nel regno dei ghiacci, famoso per le casette con aguzzi tetti rossi, le magnifiche pellicce, le slitte trainate dai lupi. E naturalmente per l'incredibile freddo. Latifa e Tristan erano entrambi mercanti, e spesso si incontravano ai mercatini del regno dei ghiacci, ai vivaci souk del regno dei deserti o lungo la tortuosa strada che collegava i due regni passando attraverso il Monte Manto. Viaggio dopo viaggio, mercato dopo mercato, incontro dopo incontro, Latifa e Tristan si innamorarono. Dal loro amore nacque un bellissimo bimbo che chiamarono Cal. Cal aveva imparato la melodiosa lingua dei deserti da mamma Latifa e dai nonni materni, che gli avevano anche insegnato le tradizioni della loro terra, i canti popolari, nuotare in tutti gli stili, addestrare falchi e cavalcare cammelli. Cal aveva anche imparato la dura lingua dei ghiacci da papà Tristan. I nonni paterni gli avevano insegnato a suonare la cornamusa, a pattinare sui laghi ghiacciati e a cavalcare i grandi lupi del nord. Appena fu grande abbastanza, Cal iniziò a seguire i suoi genitori nei loro viaggi. Il piccolo adorava la vita da mercante, che gli permetteva di imparare sempre cose nuove, vedere posti incredibili e avere tanti amici, sia in un regno, sia nell'altro. Con i suoi amici del regno dei ghiacci, Cal faceva giganteschi pupazzi di neve, infinite battaglie a palle di neve e mangiava marshmallow arrostiti su fuochi scoppiettanti. Tutte le bambine erano stregate dalla sua lucente pelle scura e dalle sue storie sul soleggiato regno dei deserti. Con i suoi amici del regno dei deserti, invece, Cal costruiva castelli di sabbia, faceva gare di tuffi e mangiava deliziosi dolci ai datteri. Tutte le bambine erano stregate dai suoi occhi chiari e dalle sue storie sul nevoso regno dei ghiacci. Tra i due regni gli affari prosperavano. I mercanti del sud vendevano al regno dei ghiacci seta, spezie e vasi di terracotta in cui cuocere calde zuppe. Il regno dei deserti, invece, comprava dai mercanti del nord legno per costruire raffinati mobili e selvaggina per banchetti succulenti. Tra i due popoli non solo si facevano affari, ma si stava anche sviluppando una forte amicizia. Come era capitato a mamma Latifa e papà Tristan, nascevano tanti nuovi amori tra gli abitanti del regno dei ghiacci e quelli del regno dei deserti. Tutti erano felici e contenti. Beh, quasi tutti. Amer, il fabbro del regno dei deserti,
e Wolfgang, il fabbro del regno dei ghiacci, erano furiosi. I due iniziarono a incontrarsi segretamente sulla cima del Monte Manto. «Non si può andare avanti così», disse Amer. Wolfgang annuì. «Nessuno compra più le mie asce e i miei martelli da guerra». «Non dirlo a me, non vendo neanche mezza scimitarra». Amer abbassò la voce. «Sappiamo entrambi cosa serve». Wolfgang bisbigliò. «Una guerra! Una lunga, sanguinosa guerra!» Amer si grattò la testa. «Sarebbe perfetto per gli affari, ma adesso vanno tutti d'amore e d'accordo». Wolfgang tirò fuori un piccolo sacchetto dalla sua bisaccia. «Ho io la soluzione». Amer si avvicinò perplesso, chinandosi per guardare meglio. «Un seme. Vuoi metterti a fare il contadino?» Wolfgang rise malignamente. «Non è un seme qualsiasi, è il seme della discordia». Amer tese le orecchie e Wolfgang spiegò. «Questo seme si nutre di cattiverie e bugie e ha il potere di diffondere discordia tra i due regni». I due malvagi fabbri scavarono un piccolo buco nella dura terra del Monte Manto e piantarono il seme. «E adesso?» chiese Amer. «Beh, adesso bisogna solo farlo crescere a suon di cattiverie e bugie», disse Wolfgang e aggiunse: «Voi dei deserti siete stupidi come cammelli». Amer ribatté: «E voi dei ghiacci siete più babbei dei vostri orsi». Dal seme della discordia spuntò un germoglio. «Avete la pelle così scura che sembrate ombre. Avete la pelle così bianca che sembrate fantasmi». Il germoglio iniziò a crescere e i due fabbri continuarono a insultarsi, a dire cattiverie l'uno sul popolo dell'altro e a inventarsi bugie. In un attimo il germoglio era diventato una piccola pianta con tanto di foglie e fiori rossi. Il primo colpo di vento fece volare un po' di polline verso il regno dei ghiacci e un po' verso quello dei deserti. Il polline dell'albero della discordia non faceva starnutire, ma faceva dire cattiverie alle persone. Appena arrivò sotto il naso di Hilde, la simpatica lattaia del regno dei ghiacci, la donna esclamò: «Il latte di cocco fa schifo, come gli abitanti del regno dei deserti». Nel frattempo, il polline era finito anche sotto il naso di Nuran, la sempre sorridente lattaia del regno dei deserti, che sbraitò: «Il latte di capre è disgustoso, come la gente dei ghiacci». Ogni volta che qualcuno diceva qualcosa di brutto, l'albero della discordia cresceva, producendo nuovo polline e creando sempre più odio tra i due regni. La pianta diventò presto gigantesca e quando il vento passava tra le sue foglie creava dei sussurri che raggiungevano le orecchie di sempre più persone. «La regina dei deserti dice che tu sei brutta e pallida come un lenzuolo», sussurrò il vento della discordia alla regina dei ghiacci. Un vento caldo invece stava sussurrando all'altra regina: «La regina dei ghiacci dice che sei brutta e hai le rughe come una nonna». Entrambe le regine si precipitarono dai propri generali ordinando di iniziare una guerra contro l'altro regno. Più l'albero della discordia prosperava, più la situazione di Kale e della sua famiglia peggiorava. Tra i ghiacci nessuno voleva più comprare né seta né spezie. Nei deserti invece il commercio di legname selvaggina era ormai sparito.
Inoltre, gli abitanti dei deserti guardavano con sospetto papà Tristan, mentre quelli dei ghiacci dicevano malignità su mamma Latifa. Al piccolo Cal andava ancora peggio. Nel regno dei ghiacci era considerato il bambino straniero con la pelle troppo scura. Nel regno dei deserti era considerato il bambino straniero con la pelle troppo chiara. Durante uno dei loro viaggi, papà, mamma e Cal notarono l'albero della discordia in cima al monte Manto. Latifa era a conoscenza delle leggende su quella pianta malvagia e le raccontò a Tristan e al bambino. Il papà disse con decisione: «Distruggiamola, è solo una pianta! Cosa potrebbe andare storto?» Il piccolo voleva aiutarli, ma i suoi genitori lo portarono al sicuro a casa e chiesero aiuto a tutti i loro amici, boscaioli, guerrieri e maghi di entrambi i regni. Tutti insieme salirono sul monte Manto e provarono ad abbattere l'albero della discordia, a tagliarlo, a segarlo, a bruciarlo, ad avvelenarlo. Ma la pianta riusciva sempre a far scoppiare qualche litigio e sabotare così ogni loro tentativo. Cattiveria dopo cattiveria, bugia dopo bugia, insulto dopo insulto, la situazione precipitò velocemente. L'esercito del Regno dei Deserti procedeva verso nord, agitando scintillanti scimitarre. Il re e i principi viaggiavano su poderosi elefanti da guerra che facevano rimbombare il terreno. I maghi erano pronti a scatenare tempeste di sabbia sul nemico. Anche l'esercito del Regno dei Ghiacci si stava preparando a combattere, sfoderando asce, martelli e archi. I re e i nobili cavalcavano grandi orsi bruni con artigli affilati. I maghi non vedevano l'ora di creare tempeste di neve per congelare i nemici. Il fabbro Amer e il fabbro Wolfgang si sfregavano le mani, gli affari andavano a gonfie vele e le loro fucine continuavano a forgiare nuove armi per l'imminente guerra. Mamma Latifa e papà Tristan, ormai disperati, avevano deciso di partire in cerca di una nuova terra. Non erano più al sicuro né nel regno dei ghiacci né nel regno dei deserti. E neanche Cal lo era. Latifa raccolse velocemente tutti i loro vestiti, mentre Tristan caricava provviste sul loro carro da mercanti. Quando tutto fu pronto per la partenza, andarono a chiamare Cal. Ma il bambino non era nella sua camera. Mentre gli adulti non facevano altro che litigare, il destino dei due regni era nelle mani dei bambini. Cal era in viaggio sulle pendici del Monte Manto, al fianco di Ian, il suo migliore amico dei ghiacci, e Fadi, il suo migliore amico dei deserti. I tre stavano camminando con decisione verso l'albero della discordia, quando il vento portò del polline sotto il naso di Ian. Il bambino aprì la bocca, ma tutto quello che ne uscì fu «Ecciù!» Nient'altro, neanche un piccolo insulto. Anche Fadi fu raggiunto dal polline, ma si limitò a dire «Salute, amico!» E anche lui fece un bello starnuto. Il polline faceva dire cattiveria agli adulti, ma i bambini ne erano completamente immuni. Al massimo starnutivano un po'. L'albero della discordia iniziò ad agitare i suoi rami e il vento sussurrò maliziosamente. «Ehi, Fadi, lo sai che i bambini dei ghiacci dicono che siete dei mollaccioni?» Il piccolo Fadi scoppiò a ridere. «Ma figurati!» Il vento sussurrò anche nelle orecchie di Ian. «Quelli dei deserti dicono che voi dei ghiacci dormite ancora a letto con i vostri genitori!» Ian scrollò la testa. «Inventatene un'altra!» L'albero se ne inventò un'altra e tante, tante altre ancora per seminare zizzania, ma i bambini non credevano a una sola parola.
A quel punto, l'albero della discordia ricorse alla sua arma più potente e fece cadere una pesca che rende acidissimi tra le mani di Cal. Era un frutto speciale che faceva diventare acidi e scontrosi tutti quelli che lo assaggiavano. Il bambino diede un morso alla pesca ed esclamò: «È dolcissima!» E anziché dire qualcosa di acido, divise il resto del frutto con Ian e Fadi. L'albero della discordia non riusciva proprio a far litigare i bambini. Più loro erano uniti, più la pianta perdeva vigore. Le foglie iniziarono a ingiallire e cadere. Anche le pesche che rendono acidissimi caddero a terra. I rami cominciarono velocemente a seccare e a raggrinzirsi, finché anche il tronco si spezzò in due. Nel frattempo, gli eserciti dei due regni stavano per fronteggiarsi, ma senza l'albero della discordia a sussurrare cattiverie e bugie, i soldati non avevano più alcuna motivazione per uccidersi a vicenda. Scimitarre e asce furono presto deposte, elefanti da guerra e orsi da combattimento furono mandati a cuccia e i re firmarono un accordo di pace duratura. I due fabbri furono accusati di alto tradimento e condannati ai lavori forzati. Amer, il fabbro dei deserti, dovette passare i suoi giorni a forgiare graziose statue di orsi, cervi, funghi e oggetti tipici del regno dei ghiacci. Wolfgang, invece, fu costretto a forgiare eleganti soprammobili a forma di palme, lanterne e altri simboli tipici del regno dei deserti. Per Cal, mamma Latifa e papà Tristan, tornò tutto come prima, anzi, meglio di prima. Il commercio tra i ghiacci e i deserti non era mai stato così fiorente e Cal aveva un'incredibile storia da raccontare ai suoi amici di entrambi i regni.